Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video di Marchino in Giappone. Mi trovo ad Hashimoto, nella provincia di Wakayama, che è la prefettura appena sotto ad Osaka. Non so se vi ricordate, avevo fatto un video già ad Hashimoto dove avevo incontrato gli artigiani delle canne di bambù. Se non l'avete ancora visto, ve lo metto in descrizione. Sempre nello stesso viaggio, abbiamo poi fatto altre attività. Infatti, questo video è dedicato proprio alle attività. Siamo andati a visitare una fabbrica di sake, una fabbrica che lavora il pile, e per finire non poteva mancare la parte culinare, perché abbiamo preparato degli ottimi dorayaki e degli ottimi dolcetti giapponesi. Buona visione. Bene ragazzi, ci troviamo dentro una distilleria di sake molto particolare e tradizionale. Vi faccio vedere gli interni. Guardate gli interni di questa distilleria. で、年末によく売れるんで、なるほど。で、そのまあ、そっちだけ1回、まあ2回仕込んで、それを11月の23日から売り始めて、で、 次はもう1月の5日から始めて、だいたい多かったら5月の年金は大体4月1回。そしてももう冬の1月から3月末ぐらい、まだ一番寒い。その時間に酒って感じ。 Ed ecco qua il riso, vedete? L'ho messo a lavaggio, lo hanno bollito ed ora devono aspettare che si asciughi. Qui viene fatto il koji, che è praticamente la muffa. Viene creata questa muffa sul riso, quindi quando viene asciugato si aspetta qua. Queste stanze vengono riscaldate fino a 40 gradi e si scaldano con la fermentazione del riso. E qui ci sono, vedete, si mette qua. Poi una volta finito vanno direttamente qua sotto nei container, guardate, eccoli nei container. Invece qui si forma il moromi e si mette il riso insieme al koji, l'acqua. E poi ci sono tre processi che durano tre giorni. Il primo processo si chiama Hatsuzoe, il secondo è Nakazoe e il terzo è il Tomozoe. Dopo questi tre processi si forma il sake. E infatti dopo viene fatto lo shibori, vuol dire il filtraggio. Vedete, ci sono tutti i filtri qua e poi escono dai tubi ed è possibile già da imbottigliare. Vedete, i filtri vengono asciutti tramite questo ventilatore. Ma la particolarità di questa fabbrica sake è che si trova in un piccolo paesino molto molto carino, che si trova una simpatica signora di 92 anni. E guardate questa casa costruita sul canale. Adoro questo villaggio. E questo, ragazzi, è l'entrata della casa. È una casa, ragazzi, è bellissimo. Kawaii. Kawaii. Guardate che casa, ragazzi, ma è eccezionale. È una casa dentro la fabbrica sake. Io non so che dire, veramente. È una casa fantastica, eh. Ci sono, guardate, c'è anche il mini acquario qua, naturale. Qui c'è il pozzo, la mamma che è vestita col kimono qua. Guardate. Presente, grande! Grazie! Arigato! Yatta! Sugoi, scutta nesca! Wow! Thank you! È stato veramente un piacere aver conosciuto Kyoko-san, una signora che ti dà un'energia incredibile, sembra uscita da un cartone animato. Cioè, non vi sembra, ragazzi, che lei sembra uscita da un cartone animato? Presente qui nei manga dove ci sono le vecchiette, cioè, bellissimo. Abbiamo poi alloggiato in questa bellissima casa tradizionale, dove tra l'altro avevo fatto anche un video di YouTube, non so se l'avete visto, vi lascio anche questo in descrizione. La cosa interessante è che in questo ristorante c'è ancora una cultura antica, che al cliente viene donato 5 yen, anche se non è tantissimo, però è un modo per ringraziare per essere venuto qua al ristorante. Questo è l'antipasto. Comunque ragazzi, tra poco andiamo a letto, domattina sveglia alle 7:30, andiamo a fare due passi nella zona qua di questo villaggio, così vi faccio vedere un po' la zona, vi faccio vedere anche la casa durante il giorno, così vi faccio vedere il giardino. Buonanotte. Buongiorno ragazzi, eccoci qua, questa è la casa durante la mattina. Stiamo camminando dal nostro alloggio, il simbolo di questa famiglia di samurai sono questi 6 coin. E vedete, ogni casa c'è la 6 coin, eccolo qua, che è il simbolo della famiglia del samurai. In questo villaggio ci viveva questo samurai molto importante, infatti tutto è basato sulla sua storia qua praticamente. Yukimura Sanada. Sanada, family house. Ah, e qui c'è il samurai più importante,
che proprio viveva qua, questa è la sua casa, la sua residenza. Le entrate però, guarda che belle, cavolo, bellissimo. Siamo arrivati al tempio. Siamo entrati al tempio e la signora ci ha chiesto di, se potevamo aiutarla. Ce l'ho fatta, ragazzi. Abbiamo aiutato. Ci ha regalato questi qua. Poi vediamo cosa. Questo è l'esterno. Abbiamo appena incontrato quella signora, veramente interessante. Ci ha fatto praticamente l'oroscopo cinese. Lo so tutta a memoria. Comunque, questa è l'entrata del tempio. Guardate qui, c'è l'entrata, vi si toglie le scarpe. La casa dentro è immensa. Ho dormito qua io, ho messo il futon, poi adesso ovviamente l'ho messo a posto. Che abbiamo mangiato. È una casa, ragazzi, dove potete alloggiare. L'abbiamo testata. Poi c'è anche la cucina, ragazzi. Siamo poi andati dentro in questa fabbrica di pile giapponese. Veramente molto molto interessante. Ragazzi, ci stanno facendo vedere come si fanno i pile con queste macchine tradizionali, fantastici. Questa azienda è un'azienda veramente antichissima. Loro adesso ovviamente sono dovuti modernizzare, hanno dovuto anche fare delle tipo delle, presente quello che i sedili degli autobus, lo fanno queste aziende qua, ecco. Ecco qui vediamo Inami-san che lavora. Vedi? Bravissimo. Ti mette dentro questo, vedi? E piano piano si forma il pile. Ecco qui. Poi vedi, bisogna mettere. E oroste kudasai. E vai. Dovrebbe venire così, ecco. Inserisce tutto. Si fa uscire dall'altra parte. Vedete? E poi si tira. E vai, così. Vediamo la differenza tra il pro e io. Hai hai. Sugoi. Poi gli ho fatto alcune domande. Mentre si lavora si parla. Non è un tipico lavoro che devi stare zitto, quindi è molto alla mano, però è continuo. Le signore di una volta sono sempre le migliori, le più forti. Ragazzi, ce l'ho fatto, finito. Ero impegnatissimi con gli altri, quindi mi lasciavano andare avanti, quindi l'ho fatto troppo lungo. Vediamo il risultato che ho fatto, adesso lo sto tagliando fuori, vediamo. Questo è quello che ho fatto io, ragazzi. Ecco qui, si taglia, vediamo, per la prossima volta vi dirò. Ah, bello! Ragazzi, questo è quello che ho fatto io, il risultato è questo. Esperienza molto bella che vi suggerisco di fare, nel caso siete interessati anche magari a fare qualche attività insieme ai local delle città, quelle piccoline. Se siete interessati ovviamente potete sempre contattarmi. Ma passiamo alla prossima attività, perché andremo a preparare dei buonissimi dolci giapponesi. Ecco Dario. Si presta a fare questo bellissimo dolce. Cos'è che bisogna fare, Dario? Okay. Premere bene. Ok. Ok. Nice, nice. Ok, very good, very good. Bravo! Nice, nice. Guarda qua, bravissimo. Guarda Dario, come è stato bravo. Facciamo il rosa. Con il rosa, allora.桜のやつとかもあるんですわ。こういう風に。ね。ね、ま、同じところから行ってくださいね。こういう風に。はい、して。ね。で、もう一個行きます。同じところからこっから。こっから行ってください。ま、こんな感じ。 Dario sta provando un'impresa storica. Ci vuole precisione,
sono contento. Poca forza, come la senti? Cioè, ci vuole forza, Dario? Non ci vuole forza, ci vuole molta delicatezza. Non so perché, però io tutte le volte che vedo queste cose mi viene solo da mangiare senza prepararmi. Poi alla fine bisogna fare questi buchi che vanno da sotto verso sopra, no? Non era tomo con mamma, osso da che. Non era tanto qua. Ah, temani ti vedo. Wow! Temani, ecco qua. Così ma se ho. Pitti, osso da sai. Ah, come? Dai, Dario, finisci l'opera d'arte. Questo è uno dei step forse più difficili, no? Questo però ha il... Troppo. Vai, bravo. Poi bisogna stamparlo, giusto? Sì. Vai. Bravo. E vai. Questo è il risultato finale, Dario. È stato bravo. Grazie. La differenza tra Dario, bellissimo, perfetto, e il mio, sbagliatissimo. E alla fine ci danno anche questo piccolo box da portare a casa, giusto? Esatto, per mangiarlo di nascosto lungo la strada. Ed ecco la preparazione del dorayaki. Dorayaki. Dario, forza! Io sono bravissimo a fare dorayaki. Sì? Da bambino a casa li facevamo sempre. Ma io sono un disastro invece, non c'è. Mi fa una tecnica strana. Attenzione ragazzi, fatela anche voi a casa, eh. Guardate che tecnica. Guardate che tecnica. Lui ce lo farà vedere. Ciò che ho chiesto di Dorayaki, ragazzi, che in Italia penso che sia famosissimo. A me piace tantissimo con la Nutella. Qui sicuramente la Nutella non ce l'hanno, però gliela potrei portare io. Adesso provo a fare il dorayaki. Ha detto che era bravissimo prima di iniziare. Sì, sì, fatto. Quindi ho fatto. Avevo 5 mail. Hai una pressione, ti do pressione. No. Attendi, chi ho detto? Quindi questo è il primo dei quattro che deve fare, attenzione. Oh, ha preso la forma tonda. Questo è il secondo. Ok. Wiki. Ok. Questa striscia. Non mi devo grondare. Oh. Attenzione, ancora la tecnica del. Sto sporcando tutto quanto. La mia tecnica è sporcare tutto quanto. Bravo. Ok. No, ma adesso voglio vederti a girartela più che altro. È arrivato il momento più critico. Vediamo se Dario riesce a girare la pizza, eccola! Ok. Grande! Ormai si è dato un dorayaki. Dario, storia d'Italia, devi fare un dorayaki, un negozio di dorayaki. Non lo posso, poi li mangerei tutti io. Vai! Addirittura gli applausi, Dario! C'è l'ultima ragazza che sta facendo i suoi ultimi, questi sono i miei, quelli che ho fatto là, sono i miei. Ok. Non vedo l'ora di mangiarli tutti. Abbuffata di dorayaki. Comunque l'esperienza di dorayaki, ragazzi, ve la suggerisco di brutto. La parte più bella. L'anco e fare un bel panin. Un bel panin. Mi saluto che ho con la sala, che è ne mi è un bel. Per concludere l'esperienza bisogna mettere il dorayaki dentro queste bellissime box. Guardate che belli. E poi si può portare a casa. E alla fine ragazzi ci danno anche questa piccola borsa. Ci mettiamo il dorayaki dentro. E poi ce lo portiamo a casa. Questo ragazzi è il dango. Come famoso dango, quello che trovate anche nel. I negozietti ad Arashiyama o a Tokyo, un po' ovunque, ecco.
quelli a volte sono rosa, a volte sono verdi, a volte sono bianchi. E qui vedete che hanno appena tolto dal vapore e adesso li stanno asciugando con questi ventilatori, vedete, messi così sul muro. Poi dico la tecnologia giapponese. Comunque l'azienda è molto molto antica, eh? Guardate qua, quella struttura con il signor anziano. Adesso ci hanno messo lo zucchero. La nengura è la mise di scap. Ah, arriva sta. Bene ragazzi, anche questo video è finito, spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate sempre un bel mi piace come sempre per supporto al canale, commentate quale attività vi è piaciuto di più, se siete nuovi nel canale e non siete ancora iscritti iscrivetevi. Al prossimo video dal Giappone ragazzi, ciao ciao a tutti.